nelle precedenti esperienze di master che abbiamo fatto sempre con il Politecnico e l'Unione Industriale, abbiamo visto come ne sono usciti forti alla fine i nostri ragazzi, i ragazzi che hanno frequentato un master di questo tipo. Vi aiuterà a fare la differenza in un'azienda. La storia di AvioAero è una storia molto lunga, una storia di 108 anni. È vero, oggi siamo GE da 3 anni, ma le nostre radici risalgono all'inizio del secolo, quando l'uomo, attraverso la sua capacità e il suo volersi sfidare, ha rotto gli orizzonti ed è andato in alto, e ha volato. Quindi all'inizio del volo noi siamo nati. Le nostre radici sono lì. E man mano siamo riusciti ad andare avanti e a reinventare. Voi state entrando a far parte di un gruppo di aziende che hanno forti radici nel mondo industriale italiano e fanno la differenza. Voi entrate a far parte di questa differenza e sarete sicuramente capaci. Oggi noi che cosa siamo? Un'azienda di 4.500 dipendenti, facciamo parte di un gruppo internazionale che nel mondo conta più di 300.000 persone, in Italia siamo circa 12.300. Avio, su che cosa è focalizzata oggi? Nelle attività di progettazione e produzione di componenti aeronautici e manutenzioni di componenti aeronautici, di motori aeronautici. Qui il nostro gruppo, e vi farò vedere adesso due brevi filmati, ci proietteranno proprio in un piccolo gruppo di persone, 4.500, 300.000, 12.000, 20 persone che fanno la differenza. Avete un collega, che Daniele Ferrante, che fa parte di questo team e con il quale lavoreremo e stiamo già lavorando su diversi temi, ma 20 persone stanno trainando in Europa un processo industriale, quando di nuovo le sfide creano ingegno e realizzano. Oggi il gruppo di Cameri sta passando da una realtà laboratoriale ad una dimensione produttiva. Andremo a raddoppiare la nostra struttura nei prossimi anni. Quindi vuol dire che la lungimiranza delle persone, la capacità di ingegno, di vedere oltre e di realizzare in modo scientifico e rigoroso dei processi produttivi, portano a casa dei risultati importanti. La storia di Avio Prop, di Cameri, nasce proprio come start-up, una start-up che è nata grazie a un network. Era una piccola azienda, erano 7 persone che facevano parte di un grosso progetto regionale, il Great 2020, e da lì il mettere insieme le piccole industrie, le piccole idee, le piccole dimensioni con grandi idee, ha fatto sì che un'azienda come Avio abbia capitalizzato e abbia visto la grandezza di quell'idea, e l'idea è andata avanti. Abbiamo ancora tanta strada da percorrere. Uno master come questo ci dà veramente la capacità di consolidare e sviluppare delle competenze sul territorio e anche nella nostra azienda, per far sì che questo sogno oggi vada avanti e raggiunga nuovi risultati. Stiamo diventando una realtà di produzione importante. Io vi taccio, vi voglio far vedere questi due video che vi danno un po', il primo la dimensione del mondo avio e dell'additive, il secondo invece è proprio focalizzato sullo stabilimento di Cameri. Peraltro organizzeremo un momento di incontro sullo stabilimento, quindi dando anche a voi nuovi colleghi la possibilità di prendere concretezza e visione di che cosa vuol dire lavorare in uno stabilimento, laddove non è solo realizzazione di prodotto, ma stiamo importando e stiamo sviluppando anche il processo a monte
sulla creazione delle polveri. Prima Luca ne parlava, quindi la parte diciamo a monte di tutto il processo, la realizzazione della polvere, è una delle nostre nuove sfide. Abbiamo il gas atomizzatore, insomma, quindi, che stiamo mettendo in funzione. Benissimo, partiamo. Mondo, avio aereo e poi avio camere. Qualcuno ha tracciato la strada, oggi voi incominciate a intraprenderla e a portarla avanti. Buon lavoro e buona fortuna a voi, ragazzi.